Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio dirvi alcune cose. La prima cosa è che devo assolutamente chiedere scusa ai ragazzi di CE Race Online, o meglio competizioni italiane online. Perché? Perché una settimana fa vi ho presentato un video di una Alfa Romeo Giulietta TCR, una mod molto bella che è appunto proprietà di questi ragazzi qui, e non ne ho citato la fonte e vi ho anche indicato dove andare a scaricarla, il che non si fa. Infatti chiedo assolutamente scusa ai ragazzi di competizioni italiani online perché non si fa, ragazzi, e quindi di conseguenza bisogna saper chiedere scusa. Quindi chiedo scusa ai ragazzi e vi invito assolutamente a, se siete interessati appunto alla moda che vi ho presentato, andare sul loro sito, vi lascerò il link. Perché non solo c'è presente questa fantastica mod TCR, ma ce ne sono tantissime altre. Inoltre sono anche dei ragazzi che organizzano degli eventi bellissimi, insomma, sono ragazzi che si danno veramente da fare. Quindi era doveroso da parte mia perché bisogna saper riconoscere il lavoro degli altri e quindi io ingenuamente e in buona fede ho postato quel video lì, ho anche addirittura chiesto di rimuovere il video, ma i ragazzi mi hanno detto no, assolutamente no, il video è bello, no, basta solo indicare a quelli che ti seguono, quindi voi ragazzi, se sono interessati a venire sul loro sito perché la mod è di loro proprietà. Chiusa questa parentesi, ragazzi, vorrei anche discutere della questione del campionato in merito alla prima cosa, il setup, perché questo è un qualcosa che insomma ci mette un po' in difficoltà. Avevamo deciso di mettere il setup fisso, avevo anche aperto un sondaggio per capire insomma la maggioranza cosa volesse. Purtroppo, ragazzi, per questioni come ho scritto sul forum, di difficoltà tecniche sulla gestione, della configurazione del server, ma anche per il fatto che questo potrebbe condizionare le strategie di gara e questo non mi piace assolutamente. Diciamo che siamo nell'obbligo di lasciare il setup libero, il che non è un problema, ragazzi. Uno basta fare alcune prove oppure lasciare il setup come lo propone Assetto Corsa. Così risolviamo una marea di diciamo, casini per quanto riguarda la gestione del server. Un'altra cosa, che vorrei assolutamente, segnalare è la possibilità di installare, e non è un obbligo, però io ve lo suggerisco, soprattutto ai neofiti. È quello di installare un'applicazione che si chiama Eli Corsa che trovate sul Race Department. Questa applicazione vi offre un servizio semplicissimo, vi indica precisamente la posizione in cui sono le auto intorno a voi, il che vi può fare evitare di avere incidenti. Perché? Perché semplicemente in base alla visuale che si utilizza, ma anche dalla propria esperienza, la foga della gara, eccetera, eccetera, se non si hanno delle indicazioni chiare di dove si sono presenti le auto, molto spesso succedono degli incidenti e questo sarebbe davvero un peccato. È solo un suggerimento e un aiuto in più. Quindi, con una semplice applicazione si possono ridurre questi, diciamo, pericoli di incidente. Un'altra applicazione che non c'entra assolutamente nulla con la sicurezza, diciamo, in pista, ma che può dare un di più per quanto riguarda l'esperienza, sul nostro campionato, è sicuramente P-Tracker. È un'applicazione che vi dà tutta la tempistica, che ci sta in pista, quindi i vostri giri migliori, il vostro personal best, salva il setup con il quale state correndo e con il quale avete realizzato il miglior tempo. Perché a volte si fanno delle modifiche, ci si dimentica di andarla a salvarlo. Cavolo, che modifica avevo fatto? Questo P-Tracker vi dà questa possibilità. Inoltre, vi dà un sistema avanzato di chat direttamente collegato con il server. Infatti, se siete stati attenti, quando ho lasciato le credenziali di accesso nel posto dedicato su simdrivers.eu, ho messo live statistiche e vi ho messo un link, si chiama Manager Rec Service, una cosa del genere. Quando ci cliccate sopra, vedete tutti i tempi, vedete la mappa in tempo reale in cui si vedono le macchine girare, con chi c'è in pista, i tempi che stanno facendo, insomma, tanti dettagli. C'è anche una parte amministrativa che gestisco io, in cui io posso comunicare direttamente con voi tramite chat, il che diventa interessante per poter avere delle comunicazioni, interne. Magari io non sono collegato, vi voglio dire qualcosa, posso direttamente farlo lì. E in più c'è un sistema di chat un po' più avanzato rispetto a quello che offre Assetto Corsa, il che diventa molto interessante. Ma quello che è veramente interessante è tutta la parte statistica, tutta la parte, diciamo, di configurazione in cui si hanno delle informazioni a portata di mano in un'applicazione che non occupa tantissimo spazio.
Quindi penso che possa essere interessante. Questo ovviamente, ragazzi, sono solo suggerimenti. Io non voglio assolutamente obbligare le persone a dire devi installare questo e questo perché diventa un casino. Un'altra cosa, ragazzi, molto importante, vi prego di testare assolutamente l'accesso al server adesso. Non venite la sera stessa che non vi siete allenati, non avete fatto il setup, non mi interessa, quelli insomma sono un po' problemi vostri. Però non voglio che diventi un problema l'accesso al server perché non avete testato, non avete installato per bene la mod o c'è qualcosa che non va. Non venite la sera alle 9 a dirmi Fabri non riesco ad accedere, perché ragazzi ve lo dico subito, siamo 32, non posso rispondere a tutti e poi per una questione di rispetto per chi ha preso l'impegno, si è assicurato di poter entrare sul server, che tutto funziona, si è installato Mumble, si è installato eccetera eccetera, non mi pare corretto far perdere tempo agli altri. Quindi siate responsabili in questo senso qua, tanto so che siete tutti affidabili, quindi fate le dovute prove adesso, abbiamo una settimana di tempo, possiamo risolvere, avete un forum a disposizione, avete i commenti sotto i video, avete una playlist di questo dedicato al campionato con tutti i video, quindi ragazzi conto su di voi, io vi aspetto, cercherò di essere il più possibile online per poter girare insieme. Noi ci vediamo quindi per il campionato il venerdì prossimo. L'appuntamento, vi ricordo, apriamo il server alle 20:30. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciatemi un pollice in su. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabrice è tutto. Ciao!